Se hai appena acquistato un camper o se l'hai noleggiato, è una delle prime volte che lo utilizzi, ti chiederai ma come viene gestita l'acqua sul camper. Se sei un camperista provetto, ovviamente questa clip ti sembrerà un po' scontata e superficiale, ma l'argomento secondo me merita un importante approfondimento e una giusta spiegazione. Ecco perché ti consiglio di seguire questa clip e di vedere tutti insieme come funziona e come viene gestita l'acqua sul camper. Partiamo dall'inizio. L'ABC. Ci sono tre tipi di acque sul camper. È importante capire bene la differenza. Acque bianche, ossia quelle potenzialmente potabili, dette anche acque chiare, sono quelle che immagazziniamo e utilizziamo per lavarci, per cucinare, per le pulizie domestiche, in casi estremi possiamo anche berla. Evitiamo, ne parliamo dopo. Ci sono le acque grigie, quindi le acque bianche passano attraverso le tubazioni, i rubinetti, finiscono nello scarico del lavandino e vengono accumulate in un serbatoio sottostante il camper. Qui rimangono in attesa di essere smaltite correttamente. Si chiamano quindi acque grigie, sono le acque di scarico del nostro impianto. E poi ci sono le acque nere. Questa differenziazione è molto importante perché sia in fase di carico sia in fase di scarico dobbiamo comunque rispettare la corretta procedura. Le acque nere in questo caso sono le acque del WC chimico. In genere il WC del camper è di tipo chimico, ossia una cassetta, a volte anche col manico e le rotelle, perché alcuni camper, soprattutto quelli molto grossi, plurifamiliari, ovviamente devono smaltire rifiuti organici molto impegnativi dal punto di vista del peso. In linea di massima comunque una cassetta di queste dimensioni che consente l'accumulo per 4-5 giorni e poi vanno svuotate, quindi smaltite correttamente. La fase di carico possiamo farla ovviamente a una qualunque fonte di acqua potabile. Può essere una qualunque fontanella, un rubinetto del giardino, però se siamo soprattutto in fase di trasferimento conviene cercare un camper service. Per camper service si intende proprio quella zona di un'area camper adibita al servizio carico-scarico delle acque. Può essere anche un'area autonoma a sé stante, quindi può essere che in alcune zone noi troviamo proprio solo ed esclusivamente l'area camper service, l'area di carico e scarico delle acque bianche, grigie e nere. Possiamo cercare di localizzarla utilizzando, io in genere uso Google Maps, cerco camper service oppure area camper oppure area sosta camper oppure solo sosta camper. Combinando le varie chiavi di ricerca vedo qual è la più vicina. A questo punto apro la scheda di Google Place e vedo quali sono i servizi offerti. Se c'è il servizio dell'acqua come carico, ci sarà il disegnino della fontanella o dell'acqua che scende. Se c'è lo scarico, ci sarà quel tipico cartello che si vede anche ogni tanto per strada con il camper e il disegnino sotto, no? Proprio sembra quasi una vasca da bagno. Fa capire che qui io ho tutti i servizi necessari per la gestione delle acque. Consiglio però in particolare di utilizzare un paio di applicazioni, camper online oppure soprattutto Park4Night. Park4Night mi dà un po' un quadro completo di tutti i servizi relativi al mondo del camper. Teniamo anche presente che in quasi tutti gli autogrill delle autostrade italiane, ma anche all'estero, c'è una zona camper service, quindi abituiamoci a osservare con estrema attenzione questo segnale stradale. Vediamo quindi le varie fasi e le varie procedure. Quindi mi trovo in un'area di sosta camper, in questo momento sono qui da solo, ma non sarà sempre così, adesso è novembre, ma chiaramente in alta stagione sarà pieno di camper. Una volta identificata la zona camper service, qui come dicevo un po' ovunque trovo il cartello specifico, troverò una zona di scarico delle acque grigie, che in genere
è una grande piattaforma con una fessura al centro e una leggera pendenza, alcune hanno il lavaggio automatico, altre no, ma indicativamente l'aspetto è questo. Può essere anche un tombino un po' più difficile da centrare. La zona delle acque nere in cui scaricare il nostro WC, chiaramente visibile, il cartello dice acqua non potabile. Perché? Facciamo subito attenzione a questi particolari, perché con la distrazione possiamo crearci parecchi problemi. Quasi sempre in prossimità dello scarico delle acque nere c'è un rubinetto e a volte, come in questo caso, anche un tubo per risciacquare bene il WC chimico. Ma proprio per questa ragione non necessariamente l'acqua è potabile, ma se anche lo fosse, la canna o il rubinetto stesso ha toccato una zona un po' delicata, ad elevato rischio di contaminazione batterica. Ecco perché vengono sempre distinte le acque potabili o meno per il risciacquo della cassetta e l'acqua potabile, che in genere è su una bella fontanella, in questo caso è anche carina con il suo rubinettino. A questo punto dovrò posizionare ovviamente il camper in modo da essere comodo per svuotare la cassetta, caricare l'acqua, e soprattutto dovrò posizionarmi con il rubinetto di scarico delle acque grigie esattamente sopra questa piattaforma. In questo caso lo spazio è ampio, non c'è bisogno di fare particolari manovre. Una volta che sappiamo dov'è il nostro rubinetto, ci posizioneremo in modo ovviamente da scaricare il più vicino possibile al centro. Quindi posiziono il mio camper e faccio questa operazione congiunta di carico e scarico delle acque. Facciamola insieme. Dopo aver posizionato il camper, apro quindi il rubinetto, che nel mio caso è posizionato nella zona destra posteriore. Le acque grigie stanno scaricando, ci vorrà qualche minuto se ho la prossimità e quindi la possibilità di fare contestualmente anche il carico delle acque bianche, quelle potabili. Posso cominciare ad avanzare anche questa seconda procedura. E per farlo è necessario avere con noi un tubo per caricare l'acqua. Questo è un tubo di 10 metri con una sezione molto sottile, perché anche se avessimo molta pressione dal lato colonnina dovremmo comunque tenere bassa la pressione, quindi abbastanza chiuso il rubinetto, altrimenti l'acqua inserita nel camper fuoriesce creando un effetto paperino molto divertente, spruzza acqua da tutte le parti. In questo caso è proprio un tubo con avvolgitubo dedicato. Importante, ci tengo molto a sottolinearlo, avere sempre una buona dose di raccordi. Sono quelli tipici da giardiniere, per cui questo tipo che è di attacco che è universale, questo che è il raccordo invece a vite per il rubinetto, e possibilmente avere un po' tutte le combinazioni, soprattutto se andiamo all'estero. A questo punto è semplice tanto quanto bagnare i fiori del giardino. Attacco la pompa al rubinetto, metto il terminale nell'ingresso del serbatoio di carico del camper e lo apro. Le prime volte consiglio di aprirlo lentamente, con una certa cautela, al limite progressivamente, prima che, come detto, fuoriesca tutto quanto. Ora identifico il tappo di carico del serbatoio delle acque chiare. Qui caricherò l'acqua dalla colonnina potabile. Tolgo il tappo, che in genere ha una serratura e quindi è chiuso a chiave, lo ripongo in una zona sicura, possibilmente non per terra. Non deve entrare ghiaia, non deve entrare polvere, quindi la stessa attenzione la dedicherò mentre sto maneggiando il tubo per il carico dell'acqua. Il terminale del tubo ovviamente lo infilo nel serbatoio di carico. Ecco, può sembrare una cosa scontata, ma non lo è. Molto spesso appoggiare il tubo solamente dentro l'incavo del serbatoio di carico, il tubo spruzza fuori acqua e noi dobbiamo stare tutto il tempo, anche per 10 minuti, fermi a caricare acqua. Se invece utilizziamo un normale raccordo da giardinaggio, si infila alla perfezione
del buco e noi possiamo togliere le mani e dedicarci in questo caso a scaricare anche le acque nere. Apro progressivamente e vado anche dall'altro lato del tubo, ovviamente per controllare se e quanto flusso di acqua sta entrando. Ok, in questo caso il flusso è regolare, costante, la pressione non è eccessiva, è perfetto. Mentre scarico le grigie e mentre carico le bianche, mi dedico alla parte un po' meno divertente, che sono le acque nere. Innanzitutto un consiglio d'amico: tra le dotazioni quasi necessarie e obbligatorie del vostro camper ci devono essere sempre dei guanti di lattice che indossiamo. Anche la cassetta delle acque nere in genere si trova in uno sportello chiuso da una piccola serratura. Apro lo sportello e estraggo la cassetta. In questo caso c'è una levetta gialla da alzare leggermente e questa che è la maniglia per estrarla. Mentre con le dita alzo la levetta gialla, contestualmente afferro la maniglia e estraggo la cassetta. È la fase meno divertente. In questo caso il pozzetto per lo scarico delle acque nere è una specie di tombino coperto da un coperchio. Ecco, faccio l'inquadratura da fuori perché non è molto bella da vedere, però è importante capire le dinamiche della procedura, altrimenti fate un disastro sul disastro. Faccio un attimo una simulazione. Allora, qui abbiamo questo tubo che sposto verso l'esterno, ok? Quindi questo tubo che normalmente per risparmiare spazio è chiuso, lo porto verso l'esterno e tolgo il tappo che è proprio il tappo di scarico. Quando l'avrò tolto, impugno con questa maniglia, quindi la maniglia superiore, non quella anteriore, inclinando, qui dietro c'è anche un invaso per le dita, la cassetta nel pozzetto, devo anche schiacciare questo bottone giallo che apre uno sportellino che ovviamente consente il deflusso delle acque. Porto il tubo di scarico verso l'esterno, tolgo il tappo, apro il pozzetto, utilizzo la maniglia superiore, l'incavo posteriore, cercando di mantenermi anche a una certa distanza perché se c'è uno spruzzo non è divertente, schiaccio il bottone giallo ed ecco che il mio scarico defluisce dentro il pozzetto. Non è finita perché per tante ragioni, innanzitutto non tutto lo scarico riesce a defluire correttamente. Questa è una buona ragione anche per capire quanto sia importante evitare di utilizzare carta, fazzolettini in eccesso, che potrebbero intasare il tubo di scarico, costringendoci a fare e rifare questa stessa operazione parecchie volte. Però, anche per una questione strettamente igienica, a questo punto procediamo al risciacquo. In questa stazione c'è un comodissimo tubo dell'acqua, quindi a questo punto è sufficiente infilarlo dentro il tubo di scarico della cassetta, aprire il rubinetto, caricare un po' la cassetta e svuotarla di nuovo. Non serve caricarla troppo, è solamente un risciacquo, nel limite del possibile con un po' di attenzione facciamo proprio muovere la cassetta per risciacquare bene all'interno e facciamo il secondo scarico. Ripetiamo questa sequenza a oltranza fino a quando non abbiamo la certezza che la cassetta sia ben pulita. Se è il caso, con la pompa laviamo anche le singole parti esterne. Dipende proprio dallo status e dalle condizioni dell'area di sosta. In questo caso il tubo dell'acqua è proprio dedicato, specifico, c'è scritto, per la pulizia della cassetta e quindi possiamo infilarlo dentro, metterlo, eccetera. Non utilizziamo mai il tubo di carico dell'acqua nostro per andare a lavare la cassetta toccandolo, anche solamente per un istante rischiamo di contaminare tutto il nostro sistema di acqua potabile. Al termine chiudo il pozzetto, ripristino la mia cassetta chiudendo il tappo, piegando il tubo di scarico nella posizione originale e lo ripongo nel suo vano. Tolgo subito i guanti e li butto subito prima di toccare
altre cose. Prima di toccare le chiavi della macchina, che vado poi a contaminare un po' tutto l'ambiente, nel limite del possibile li butto e mi lavo le mani. Terminata anche la fase di carico delle acque chiare, tolgo la pompa e rimetto il tappo. Recupero quindi anche il tubo dell'acqua, metto via tutto bene in ordine. Quanto più siamo organizzati mentalmente e organizzativamente, e quanto più semplici saranno queste procedure. Adesso è facile, ma potremmo trovarci a farle anche in condizioni un po' avverse, con un vento, con la pioggia, ed è bene che tutto sia in ordine. Anche le acque grigie hanno finito di defluire e quindi chiudo il rubinetto. È importante ricordarcelo, Concluso il ciclo di carico e scarico, ora vediamo cosa succede, come viene gestita l'acqua all'interno del camping, quindi la sua distribuzione e il suo utilizzo. Ma prima di andarcene, regola del camperista, altrimenti non sei un camperista, evita di guardare sto filmato, fai qualcosa di diverso. Regola del camperista: lasciare le cose come le hai trovate, possibilmente meglio. Sistemi la pompa, chiudi il coperchio, non lasci in giro sporcizia, e se si è sporcato per varie ragioni ti metti nella condizione di pulire. Il prossimo che arriva deve trovare le cose possibilmente meglio ancora di come le hai trovate tu. Lascia un'impronta positiva al mondo che ti sta ospitando. All'interno del camper l'acqua che abbiamo caricato viene stivata in una grossa tanica, nel mio caso si trova sotto la dinette e sono circa 100 litri. È importante capire che quest'acqua, per giungere al nostro impianto di distribuzione idrico, ha bisogno di una pompa, e questa pompa è elettrica. Ecco perché su tutti i camper c'è un quadro generale, nel mio caso è un quadro analogico, quindi con dei display a LED, potrebbe essere un quadro digitale con degli interruttori e dei numeri o delle scritte, un display. Questo per dire che per avere a disposizione l'acqua all'interno del camper dobbiamo attivare l'impianto elettrico e accendere la pompa dell'acqua, che è una pompa in genere ad immersione molto simile a quella degli acquari, quindi pesca dentro al serbatoio, viene attivata tramite un motorino che la immette nel circuito di distribuzione. A questo punto giungerà ai nostri rubinetti, considerando che c'è anche l'attivazione diretta di un micro interruttore posizionato all'interno del rubinetto. Ecco, importante capire questi meccanismi, perché se io a questo punto carico l'acqua, entro nel camper e non faccio nulla, l'acqua non scende. Accendo il quadro, accendo la pompa, ma se il mio micro interruttore per qualche ragione è difettato, non uscirà l'acqua. Se esce da un rubinetto sì e dall'altro no, significa che quel rubinetto da cui non esce potrebbe avere il micro interruttore difettato, malfunzionante o guasto del tutto. È importante anche controllare bene gli ugelli di scarico dei rubinetti stessi, e così come facciamo a casa controlliamo che non ci sia ghiaia o calcare, perché ovviamente dove c'è un'ostruzione l'acqua non può circolare. Questo è pericoloso perché potrebbe provocare anche un surriscaldamento della pompa, che si guasta molto facilmente. Le pompe a immersione costano pochi soldi, 20, 25, 30 euro. Ne ho prese un paio, tenetene sempre una di ricambio, non è difficile da cambiare, è una cosa un po' noiosa, bisogna trafficare all'interno del serbatoio, togliere quella vecchia, attaccare quella nuova con una forcina, attaccare i fili, e la sostituzione viene fatta con una certa agilità e soprattutto con pochissima spesa. Tornando quindi alla distribuzione, l'acqua viene pescata dal serbatoio delle acque chiare e distribuita ai nostri rubinetti. In genere sono due, quello della cucina e quello del bagno. Può esserci un terzo rubinetto doccia, nel mio caso è uno solo, che con un flessibile ad estensione fa anche da doccia. Tutta l'acqua che defluisce dai lavandini o dalla doccia finisce quindi nel serbatoio delle acque grigie. Ecco quindi che si completa un po' il quadro anche visivo dell'impianto idrico. Le acque chiare, quindi ancora non utilizzate, vengono
impiegate per lavarmi, per sciacquarmi, per fare la doccia, per lavare i piatti, nel mio caso anche per cucinare. Però se ho bisogno di acqua potabile o utilizzo le bottigliette dedicate o io più semplicemente nel mio caso tengo sempre sul camper un paio di bottiglie per caricarmi un paio di litri d'acqua da bere. Per le emergenze si può fermare l'impianto idrico, non ho più acqua, no, due bottiglie ce le ho sempre, vi dirò di più, c'ho anche una tanica da 10 litri nella mia stiva, proprio perché so per quante e per quali ragioni può succedere di rimanere senza acqua, perché si rompe il fusibile della pompa, perché si rompe la pompa, perché si intasa l'impianto, perché non ho avuto la possibilità di fare il carico. Cerchiamo di avere sempre una piccola riserva di scorta per le emergenze e soprattutto utilizziamo acqua potabile raccolta direttamente a parte nelle bottiglie per bere e magari per allungare qualche cibo. Per la pasta asciutta, per le grandi cotture, posso anche usare quella del rubinetto che tanto andrà in bollitura. Un'ultima cosa molto, molto importante riguarda la gestione della cassetta del water chimico. Si chiama chimico perché pratica una disgregazione chimica delle sostanze organiche che riceve. Ecco perché, dopo averlo svuotato, metto una tavoletta, in genere tavoletta oppure liquido aggiuntivo, direttamente dentro al water. Ci sono due tipi di disgreganti, quello chimico tradizionale, anche molto facile da trovare, costa circa 12-15 euro una confezione da 15-20-25 tavolette, sono tavolette oppure sacchettini. Nel mio caso però utilizzo un disgregante batteriostatico, non è facile da trovare, l'effetto però è molto migliore. Cosa cambia? Quello chimico, oltre che essere anche molto inquinante, disgrega chimicamente le sostanze e le trasforma in qualcosa di maggiormente liquido, profumato, in genere un po' mentolato. Il disgregante batteriostatico funziona in un modo quasi incredibile, perché ci sono dei batteri che si alimentano dei rifiuti organici e quindi si riproducono e sono anche profumati. Paradossalmente, quanto più liquidi ci sono, organici e non, e quanto più i batteri si riproducono e quindi quanto più ne facciamo e quanto più profumiamo d'ambiente. È molto curioso questo fenomeno, ma soprattutto il disgregante batteriostatico non è inquinante e non facciamolo. Però potrebbe perfino essere rilasciato nell'ambiente. Io non lo faccio, però non è più inquinante. In genere dove c'è il quadro elettrico e l'interruttore di accensione della pompa dell'acqua c'è anche un display, nel mio caso è sempre un display analogico, può essere un display diverso, che indica quanta acqua abbiamo nel serbatoio di carico e quanta ne abbiamo in quello di scarico. Può essere che abbiamo fatto lo scarico ma non il carico o viceversa, e che quindi si siano accumulate le acque in maniera non omogenea. Questo ci dà la possibilità di capire quando è il momento di cominciare a cercare un'area di sosta e un camper service. Questo è tutto per quanto riguarda la gestione dell'acqua e quindi l'impianto e il sistema idrico all'esterno e all'interno del camper. Se hai apprezzato questo video, ti do un consiglio: iscriviti adesso al mio canale, perché ci sono non solamente video tecnici realizzati con carissimi ed esperti amici, ci sono anche e soprattutto tanti, tantissimi momenti di viaggio grandiosi e straordinari che ho piacere di condividere.